La domanda appunto interessante del signor Gianni da Torino che ci chiedeva delucidazioni sull'andamento del nostro FTSE MIB che è passato dai 12 ai 18.000, ora in correzione. Sì, un'analisi sicuramente molto interessante e dettagliata fatta dal telespettatore, che condivido, però dovremmo prestare attenzione a tali livelli, nel senso che non sono d'accordissimo per quanto riguarda il rientro della correzione all'interno dell'onda 1, nel senso il nostro paniere principale, il FTSE MIB, ha definito un movimento di 5 onde di Elliott a partire proprio dai minimi dello scorso luglio, della scorsa estate, e poi raggiunta la fine appunto del movimento sul finire del mese di gennaio. Attualmente abbiamo avuto la definizione negli ultimi 2 mesi di questa ampia correzione che ovviamente è passata da 17.800 fino agli attuali livelli. Non è da escludersi che attualmente appunto nel breve termine mi attendo, in caso di tenuta di tali livelli, una fase di rimbalzo tecnico. Non è da escludersi però che successivamente la correzione possa proseguire anche su livelli inferiori e quindi scendere nel medio e lungo termine anche registrando dei minimi inferiori a quelli definiti proprio la scorsa settimana. Quindi un'analisi sicuramente condivisibile, e dovremo però registrare dei segnali di forza nelle prossime settimane per considerare finita questa fase correttiva iniziata proprio sul finire del mese di gennaio. Prima di passare in rassegna altri titoli e di ascoltare altre vostre eventuali domande, aprirei la pagina sul mercato valutario. Infatti, sempre dalla BCE, Draghi ieri ha affermato nessun piano B per l'euro. Una dichiarazione rassicurante per la divisa europea che oggi sta viaggiando contro il dollaro attorno a quota 1,29. Sì, decisamente sì. Draghi, quello che è stato detto ieri, ha riportato, soprattutto nella seconda parte della conferenza, dopo una debolezza iniziale, un deciso ritorno, finalmente potremmo anche dire, degli acquisti nei confronti della valuta europea. È stato sicuramente degno di nota anche quanto accaduto da un punto di vista tecnico, ovvero l'euro-dollaro, dopo questa lunga tendenza ribassista iniziata ormai da varie settimane, si è appoggiata su un'area di supporto sicuramente interessante. Ieri, durante proprio la conferenza stampa di Draghi, l'euro stava per andare a violare a ribasso un supporto statico che avrebbe fatto accelerare nuovamente le vendite sulla valuta europea. Stiamo parlando di 1,2770, livello che tuttavia è stato violato solamente con un movimento sul orizzonte temporale di breve termine, ma senza fornire delle conferme su time frame orario. Difatti la chiusura avvenuta alle ore esattamente alle ore 15 è stata sopra tale livello. Ciò ha consentito un ritorno che poi abbiamo visto molto deciso degli acquisti sulla valuta europea, che è stato anche consentito a seguito della configurazione di un partner armonico rialzista, insomma, che ha confermato ulteriormente la view di inversione. Segnale di conferma sopra 1,2865 che ha definito questa forte ascesa. Ecco, da seguire nelle prossime ore sicuramente la resistenza statica passante a 1,2955 in prima battuta potrebbe definire una fase correttiva. In caso di successivo superamento farebbe proseguire nuovamente l'ascesa della valuta europea con un possibile approdo, un ritorno anche fino in area 1,31. Passiamo ora al settore bancario che, nonostante Fitch abbia confermato l'outlook negativo, sta facendo oggi piuttosto bene. Sì, sta facendo piuttosto bene, un po' confermando insomma quello che abbiamo detto e le varie analisi fatte, per esempio già sul titolo Intesa San Paolo e anche sul nostro paniere principale. Quindi è ancora una volta importante sottolineare la tenuta di tali livelli, per esempio se ci portiamo sul titolo di Piazza Cordusio, Unicredit, minimi di periodo definiti in area 3,16, se tali livelli riusciranno a sostenere il titolo bancario, potremmo avere nelle prossime giornate un ritorno degli acquisti anche su Unicredit con primo obiettivo posto a 3,56. Un altro titolo anche che potremmo analizzare piuttosto interessante, che ha registrato delle fortissime vendite nelle ultime settimane, è il titolo Banco Popolare. Ne avevamo parlato anche proprio un paio di settimane fa, evidenziando come il leggero rimbalzo tecnico che si era configurato in area 1,15-1,17 non faceva presagire un ritorno deciso delle vendite. Così è stato, infatti il titolo ha proseguito nuovamente nella sua tendenza ribassista.
Nella giornata di oggi, è un retest, lo stiamo registrando proprio in questi istanti, di un doppio livello supportivo interessante, 0,92, 0,89. Se tali livelli anche in questo caso genereranno una fase di rimbalzo, il titolo potrà riconquistare in prima battuta area 1, importante livello anche come soglia psicologica, quindi parliamo di area 1,02,60, 1,04,60 e poi in caso di successivo superamento anche una prosecuzione del rialzo. Abbiamo ora in linea da Chieti la signora Sara, buongiorno. Salve, buongiorno. Allora, volevo semplicemente chiedere che cosa pensavate dei titoli Parmalat e Saipem. Va bene, grazie, arrivederci. Grazie a lei. Saipem e Parmalat. E Parmalat, sì, due situazioni sicuramente piuttosto differenti. Allora, direi di iniziare dal titolo Parmalat, che ha registrato un'ottima tendenza rialzista sia nel breve che nel medio termine, ed è interessante anche una possibile operatività in questo caso a mio avviso a ribasso sul titolo, in quanto si è concluso il movimento rialzista iniziato proprio da metà del mese di febbraio con la recente definizione dei massimi superiori ad area 2 euro, esattamente in area 2,11. Da tali livelli mi attendo, e così stiamo avendo conferma anche nelle ultime ore, un ritorno delle vendite con un possibile obiettivo in area 1,79, quindi da preferire sicuramente un'eventuale operatività al ribasso o comunque quantomeno attendersi una fase di correzione qualora la telespettatrice volesse appunto seguire un eventuale movimento rialzista. Ti fermo Marco perché parliamo di Saipem dopo la pubblicità, restate con noi.